a te e a tutti, ciurma, benvenuti alla Giochina in questo nuovissimo episodio su The Sims. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like. Ebbene, vi devo delle spiegazioni ragazzi per quale motivo sto portando The Sims oggi che è domenica, che non ho mai pubblicato video la domenica se non in rare eccezioni, e perché non lo porto più durante la settimana come vi avevo annunciato durante uno dei gameplay appunto di questa settimana. Dovete sapere che per registrare The Sims impiego molto spesso anche più di un'ora. A volte mi capita di registrare un'ora e cinque, a volte un'ora e dieci, qualche volta anche un pochettino di più. E questo mi crea abbastanza problemi durante il giorno, perché sapete che io registro ed edito di solito durante la stessa giornata per pubblicare poi alle 7. E quindi registrare prima un'ora e poi ragazzi editare un video da più di un'ora, vi rendete conto che è una cosa che richiede veramente tanto tempo. E quindi durante la settimana mi ritrovo un pochettino in difficoltà a fare questa cosa durante la stessa giornata. Quindi mi sono detta, io ho 3 sere libere a settimana di solito, sere in cui Rodrigo lavora, in cui io sono sola a casa. Per cui ho la possibilità ragazzi magari di registrare il giovedì, per esempio il giovedì sera, poi editarmelo il venerdì o il sabato sera e quindi poi pubblicarlo la domenica. Ho deciso di metterlo appunto la domenica ragazzi per riempire anche l'ultimo giorno della settimana che di solito non pubblico niente. Quindi questa spiegazione temo sia durata anche troppo, perché non capisco per quale strano motivo è in mutande qua in mezzo al soggiorno. Temo che la primissima cosa da fargli fare ragazzi sarà fargli andare al bagno entrambi, perché a quanto pare se la stanno facendo entrambi addosso. A parte che scusa un attimo, la chitarra che fine ha fatto? No, seriamente, io non l'avevo venduta, che fine ha fatto? Perché adesso a disagio, che c'è? Ah ok, sì, devi andare in bagno. C'è ragione via mia, però dammi un attimo di respiro perché devo ricomprare una chitarra. Niente ragazzi, vorrà dire che la ricompreremo, che ce l'abbiamo fatta insomma. La rimetto qua, anche se vi ripeto, io sono convintissima di non aver... di non averla venduta. Ah, non ci scordiamo una delle cose più importanti. Si sono fidanzati la volta scorsa. Oh mio Dio, dobbiamo continuare a far crescere questa relazione. Ma devi scrivere una canzone che si chiama Un lamento lugubre. Wow, la gente proprio freme, non vede l'ora di sentire questa canzone. Che vuoi fare con Rodrigo? Sii amichevole e... fai fighi fighi. Mi stava leggendo nel pensiero ragazzi, cioè questi qua li dobbiamo far fare fighi fighi prima o poi, eh. Guarda, vedi, vedi, vedi che sono proprio come, è proprio come me nella vita reale, sono proprio io. Sto andando a pulire il lavandino perché è lurido, non può vederlo lurido ragazzi. Tanto che Rodrigo scrive una canzone mizzica ragazzi, ci mette una vita a scrivere una canzone. Noi dobbiamo scrivere 4, figuratevi un po'. No raga, ma sul serio ci mette una vita a scrivere una canzone, questo è un bel guaio, eh. Vabbè giocherino, ho capito, va a dormire. Va, niente ragazzi, dobbiamo fargli fa fighi fighi in un altro momento, perché sono entrambi stanchi morti, cioè non ci avrebbero manco la forza, capitemi un po', eh. No, ma perché vai al bagno tu e se sfascia la Concita e tua hermana? Adesso ti tocca ripararlo, va bene? Ok, è arrivato il momento topico ragazzi, dormiranno per la prima volta insieme. Ma che tenerezza. Ma come sono carini e tenerini. Ah, così, ha raggiunto l'abilità 2 di ballo, va bene. No, mi si è sfasciato il computer! Io ci lavoro col computer! Dopodiché, mi sa proprio che ti toccherà riparare il si è sfasciata pure la cucina, ma che è? Cioè, che è una disgrazia! Dovrai riparare tutto tu, Rodrigo. Ah, è arrivata la posta! 511 di bollette... E vai, computer riparato, evviva! Adesso te tocca riparare anche i fornelli. Oh, porca miseriaccia. Si è presa una bella scossetta. Dormici sopra, va. Ok, anche i fornelli riparati. Promossa creatrice di filmati di gatti, dai! Giocherina è stata promossa creatrice di filmati di gatti, guadagnerà 21 simoleoni in più all'ora per un totale di 56 all'ora. Hai anche ricevuto il seguente bonus, $193, trasmetti videogiochi in streaming, oh mio Dio! No, sono felicissima ragazzi! Madonna! Ottieni 10.000 followers, oddio, questo manco la vita reale! Ok, andrà al lavoro fiducioso, perché lei adesso piange? Perché piangi mentre sei felice? Non ci sta a credere, si è rotto il lavandino! L'ha usato Rodrigo e si è rotto il lavandino! Direi di provare, proviamo!
Vediamo cosa succede. Obiettivo è tendono a far sentire la gente a disagio con te. Giocherino ha perso 550 followers. Ma porca la miseriaccia ladra! 550! È un bel casino, ragazzi. Non è andata benissimo. Di nuovo hashtag pagliaccio tragico, ragazzi. Lo rivoglio nei commenti. Oh, che fate? Ragazzi, forse è il momento. Forse è il caso di fare fichi fichi con Rodrigo. State attenti perché sta per succedere quello che stiamo aspettando ormai da un sacco di episodi. Zupan! Guarda Rodrigo com'è felice. Mi sarebbe sembrato strano il contrario. Rullo i tamburi, signori. Come imbarazzata, ma scherzi. Oh, che magia, ragazzi, che magia. E poi fichi fichi per la prima volta in questa serie. Ah, poi giustamente vogliono dormire, pare ovvio. Troppa fatica. E pa, si svegliano ovviamente felici, ragazzi. Adesso sì che il rapporto ha raggiunto un altro livello. Giocherina, mi sa che ti toccherà riparare il lavandino. Non ho la minima idea di cosa fare per avere successo adesso su sto benedetto social media, ragazzi. Rodrigo avrà il giorno libero il giovedì. Giocherina anche avrà il giorno libero giovedì. Potremmo aspettare giovedì per farli tipo uscire insieme. Cioè tipo un appuntamento super romantico e super carino. Rodrigo, è possibile che tu puzzi così spesso di piedi? Cioè è una cosa allucinante. Io direi che forse quasi quasi potremmo far andare giocherina in palestra. Che ne dite? Una nuova attività magari da fare nel tempo libero. Si è sfasciato stereo. Oggi è giornata e cos'è? Si sfasciano, chiarissimo. Ok, giocherina potremmo farla anche videogiocare un pochettino, no? Che ne dite? Oh, streaming. Oh, ragazzi, è per il nostro... Wow, aspettate. No, questa cosa è fantastica. Trasmetti sport incredibili in streaming. Molla, Rodrigo, adesso è troppo importante sta cosa. La voglio troppo vedere streamare, ragazzi. No, raga, deve andare per forza, se la stappa addosso. Wow, giocherina guadagna 2200 followers. Woohoo! Mettere in streaming è il trucco, ragazzi, fantastico. È la cosa, io volevo farla andare in palestra effettivamente. Sono felicissima, adesso abbiamo 4127. Ok, Joke, adesso andiamo in palestra, sei contenta? Voglio vederla sudare un pochettino. Allora, la primissima cosa che direi che puoi fare è andare un pochettino sul tapirulance. Oh, che vuole questa e mi guarda il culo? Oh, che mi indichi il culo? Brutto pervertito. Puff Nop Tali, sta parlando proprio con me. Proviamo a fare questo. Vai, no, molla tutta sta gente. Oh, forza giocherina, su via, suda, solleva quelle gambe. Ok, ci stava a farla uscire un po', che ne dite? Questo qua non me la conta giusta, guarda il culo alle donne, agli uomini. Va avanti e indietro per la palestra commentando i culi della gente. E di nuovo lui, come ti chiami tu? Come capi? Ah, è un allenatore. Ah, va bene allora. Ah, ma cosa ho addosso? Torna a casa, assolutamente. Torna a casa, Alessi, ora, now. Guarda come si porta appresso il tampo, guardala. Rodrigo, sì, non fare caso alla fumella verde che ti è appena passata davanti, lascia perdere. Sposati con Rodrigo, oh mio Dio. Lui voleva solo un fidanzamento ufficiale, lei vuole già il matrimonio. Ce la farà mai a finire di scrivere una sola canzone, ragazzi? Ne devo scrivere quattro, non so se rendo l'idea. 1200, altri 1200, madonna ragazzi. Ma è dolorante per l'allenamento di ieri, ragazzi, in palestra. Sto gioco è pazzesco. Altri 1200 followers, oddio ragazzi, ce ne mancherò meno di 1000 per fare 10.000, che figata. Ok ragazzi, è arrivato il momento della verità. Staccare lo streaming e vedere se abbiamo guadagnato altri 1000 followers. Sì, madonna, 13.527, woohoo! Verso l'infinito e oltre. Vai a dormire, vai. Ok, oggi è la loro giornata libera, per cui direi che potremmo farli uscire e farli andare in qualche posto carino. Sveglia piccioncini, perché si va fuori.
Wow ragazzi, in questo posto ci sono rovine antiche, c'è la scogliera insulare, giardini della magione, ma che meraviglia! Io direi di andare alla scogliera e vai! Nuota qui, davvero? Nuota senza vestiti con... davvero? Nuota senza vestiti insieme, ma certamente subitissimo! Non vogliamo perderci questa cosa! Epa, epa, un, due, tre, un, due, tre, oh! Come si strofina le mani al sozzone? Wow! Ma che cosa meravigliosa! Oh! Ma è bellissimo, ragazzi, essere qui nudi insieme a nuotare. Oh mio Dio, ragazzi, possiamo fare fichi fichi nel cespuglio? Attenzione, direi di provarci. Non me lo voglio perdere il fichi fichi nel cespuglio. Ah, certo! Oh, ci vanno nudi, ragazzi, nudi come mamma li ha fatti. E quindi c'è niente omini. Eppa! Wow, ma che cosa meravigliosa, ragazzi, come sta sbocciando questo rapporto. Se puzza di piedi, oh mio Dio, sei tu giocherina. Epa, oh, questi qua non si fanno manca niente, bravi. Attenzione, perché è diventata flirtante anche lui. Vabbè ragazzi, allora io direi di farli ritornare a casa, perché non mi aspettavo che qui si potesse fare il bagno nudi e non mi aspettavo minimamente che restassero nudi e poi a fare fighi fighi dentro al cespuglio. Siamo tornati a casa. Oggi pure ragazzi sono successe veramente diverse cose. La prima volta il fighi fighi e i followers, i 10.000 followers superati. Rodrigo che prova a scrivere le sue canzoni e ci mette una vita. Insomma, diverse cose. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Updosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.